Miracoli, dalle macerie della cattedrale è stata estratta viva una donna ancora in vita dopo una settimana e sempre in vita è stata estratta dalle macerie di un supermercato una ragazza. Sentiamo Mila Cataldo. A 7 giorni dal violento terremoto che ha squassato Haiti, una donna è stata estratta viva dalle macerie della cattedrale di Port-au-Prince. Un miracolo in un inferno di detriti, polvere, sofferenza. Anna Zizi, questo è il nome della donna, era ancora cosciente. Cosciente nonostante i lunghissimi giorni di stenti trascorsi sotto le rovine della chiesa crollata. I soccorritori l'hanno avvolta in una coperta termica, i capelli sporchi di calce, mentre mormorava grazie a Dio. Ma il salvataggio alla cattedrale non è l'unico. Una ragazza, Nathalie, è stata trovata viva sotto le strutture sbriciolate di un supermercato. Nel centro di Port-au-Prince. Tra l'inferno di morte e questi rari incredibili miracoli, le squadre di soccorso vanno avanti a scavare incessantemente notte e giorno. L'ONU avverte c'è ancora speranza di trovare superstiti, le ricerche continuano. Infatti sono almeno 90 le persone estratte vive finora dalle macerie. Intanto gli aiuti ad Haiti hanno cominciato ad arrivare dal cielo per decine di migliaia di sfollati in preda alla disperazione bisognosi di tutto. 14.000 razioni alimentari, 15.000 litri d'acqua. Anche un cargo con aiuti umanitari della cooperazione italiana allo sviluppo è atterrato a Port-au-Prince e per agevolare l'arrivo dei soccorsi verrà presto aperta un'altra pista nell'aeroporto della capitale haitiana, mentre in giornata dovrebbe essere attivata anche la pista dell'aeroporto di Jacmel per l'atterraggio di C-130. Ma accanto ai soccorsi c'è anche la tragedia dei saccheggi, a volte con esiti fatali. Una ragazzina di 15 anni è stata uccisa da un colpo sparato dalla polizia contro un gruppo di saccheggiatori. L'Italia fa la sua parte. Dalla Spezia è salpata la portaerei Cavour della Marina Militare, trasporta uomini, mezzi e un moderno ospedale da campo. Per la Cavour, prima una tappa a Civitavecchia per caricare derrate alimentari e dopo uno scalo in Brasile la rotta finale alla volta di Haiti. Una situazione disperata ancora più difficile per bambini e anziani.